Idro, caro presidente, intanto buon pranzo, no? Visto l'ora, 12:30, e tanti auguri a tutte le donne. Grazie, tanti auguri. Abbiamo offerto anche la mimosa oggi alle signore. E niente, io sono il presidente di questa associazione da un mese, 38 anni. Addirittura, mamma mia, veramente un'associazione incredibile. Questa festa, lo ricordiamo, è una festa che la fate da 31 anni, praticamente la seconda settimana del mese di marzo. Quest'anno ci siamo spostati appena appena, perché eravamo prima nel parcheggio adiacente proprio al Tenda Bar. Adesso abbiamo preso tutto questo piazzale, anche perché questa festa è veramente grandissima. Sì, qua siamo molto più comodi, possiamo lavorare più meglio e abbiamo scelto bene, ecco, siamo contenti. Allora, lei parlava di lavoro naturalmente, però qui ci si diverte. Sì, ci diverte, però ci tengo a ringraziare il direttivo e tutti i volontari, che grazie a loro ogni anno ripetiamo questa meravigliosa festa. Questa meravigliosa manifestazione, ricordiamo, oltre 60 sono le persone che si vogliono veramente bene, sono unite tra loro, giusto? Giusto, sì, siamo una sessantina. 60 volontari. Ricordiamo che anche quest'anno parte del ricavato sarà devoluto all'associazione di volontariato Onlus, una mano per vivere, con l'acquisto di un automezzo che servirà sicuramente per far del bene. Sì, quest'anno abbiamo trovato un 15 autisti che vengono gratuitamente. La società volontariato Mano per Vivere acquisterà una macchina che sarà a Lignano e a disposizione di tutti quelli che hanno bisogno di cure. Ricordando che anche la scorsa edizione, quella del 2014, avete aiutato veramente tantissime realtà locali, partendo da Luca Onlus, Madre Bernarda, Una Mano per Vivere, l'associazione Insieme per la Musica, insomma tantissime altre associazioni. Voi siete veramente lungimiranti e avete un cuore d'oro. Beh, grazie a questa festa possiamo elargire ogni anno dai 30 ai 35 mila euro in beneficenza. Una cosa veramente fantastica. Io farei un applauso al presidente intanto, un applauso, siamo veramente tantissimi. Io ricordiamo che oggi è una festa veramente incredibile, oltre che la festa delle cape, è la festa veramente delle cape, le cape vere e proprie, le donne. Vuole fare un augurio speciale? Sì, a tutte le donne un grande augurio, a tutte. Dal nostro presidente Idro. Allora, caro presidente, iniziamo a nominare un po' di direttivo, un po' di persone. Il vice, lo chiamiamo subito qui con noi, gli facciamo un applauso. Eccoci qua il vice. Ecco, come va? Tutto bene? Lei è il signor? Amerigo Pozzatello. Amerigo, che bello essere qui. Naturalmente lo ricordiamo che siete qui da ieri. Ieri era una giornata fantastica, anche oggi è fantastica, però c'è un po' di aria, però non guasta mai un po' d'aria. L'aria e la bora è la caratteristica della nostra costa, quindi è una cosa particolare che ci può anche portare bene, tiene lontano le nuvole, ci porta il sole. Ieri c'era una giornata caldissima con tutte le persone fuori all'aperto, era meraviglioso da vedere. Adesso speriamo che cali un pochino, così le portiamo fuori di nuovo. Mi racconti un pochettino come nasce questa festa, 31 anni. Ma io sono da pochi anni con l'associazione. Nasce per la volontà di fare del bene, quindi uno stimolo di persone di un tempo che ancora sono qui con noi, quasi tutte, che hanno ideato questa cosa meravigliosa per portare un beneficio a qualcuno che è meno importante di noi, meno fortunato di noi, esatto. Senta, saremo qui anche la prossima settimana, sabato e domenica naturalmente. Sabato e domenica, sì. Mi raccomando, venite presto, perché qui, vabbè, si aspetta un pochettino, però si aspetta in compagnia, una cosa molto bella, c'è una coda veramente interminabile, però daremo da mangiare a tutti, Forse, chi lo sa. Chi lo sa. Ancora avete aperto i chioschi? La cucina normalmente apre distribuzione alle 11:30. Normalmente, per obbligo di necessità di pulizie, di cambi olio, chiude alle 15:00. Quindi credo che tutte queste persone non ce la faremo a dare da mangiare, assolutamente. Ma non diciamolo, diciamo solamente che saremo qui anche la prossima settimana, però sabato e domenica. Anche questa sera saremo qui, quindi chi ha pazienza, chi ha volontà può venire anche questa sera a cena. Senta, chi è che vogliamo nominare? Perché qui abbiamo veramente questa associazione con 60 persone che amano il loro lavoro e amano questa associazione. Ma possiamo ringraziare tutti innanzitutto.
E poi possiamo dire che ogni anno si aggiunge qualcuno che ha la voglia di darci una mano e la passione, quindi speriamo che ogni anno si aggreghi qualcuno di nuovo per dare nuova linfa e poter continuare con questa manifestazione ancora negli anni a futuro, perché molti dei nostri soci hanno non sono più giovanissimi, quindi non diciamo l'età, ma non sono più giovanissimi, quindi prima o poi avremo necessità anche di un ricambio, indubbiamente. Bene, molto bene. Allora, intanto facciamo una panoramica su tutte queste persone che sono accorse qui a Lignano. Ricordiamo, domenica 8 marzo, una giornata veramente incredibile. C'è un sole che spacca le pietre. C'è tanta gente che sta prendendo il sole, oltre che mangiare, eh? Anche se c'è un po' d'aria, eh? Sì, come dicevamo prima, l'aria è iniziato ieri sera, alla chiusura della festa. E oggi speriamo che il prossimo sabato sia come ieri, questo sì, sarebbe meraviglioso. Allora, qui siamo riusciti a catturare anche due cuochi, eh? Li nomina lei? Sì, allora chiamiamo Stefano Brun, che è anche il nostro segretario, e Andrea Chiandotto, che è un nostro volontario. Allora, lei rimanga qua con me, venite anche voi, caro Presidente, si avvicini anche lei, ecco, così siamo tutti vicini, perché qui ci si vuole veramente tanto bene, e qui vogliamo bene anche a questa passione, questa cappa. Cos'è la cappa? La cappa può essere la cappa lunga, la pevarasa, la cappa, cannolicchio si chiama in italiano, ma noi lo conosciamo come cappa lunga. Come cappa lunga, naturalmente quest'oggi come la facciamo questa cappa lunga? La cappa lunga la facciamo alla piastra bella bollente, e quando appena si apre la intingiamo con olio, pepe, sale e un po' di segreto che non possiamo dire. Naturalmente non possiamo svelare i segreti, però cercherò di farcela, quindi voi rimanete lì sintonizzati con noi su Caffè TV 24, la TV del Nord Italia. Lo ricordiamo che ci stanno guardando in 8 regioni, magari dalla Lombardia adesso ci manderanno sicuramente qualche messaggio, perché ne vorranno sapere di più su questa cappa santa. No, non è la cappa santa, ma era la cappa lunga. Cappa santa sarebbe molto difficile riuscire a farla e avrebbe un costo un attimino eccessivo. Ci sono anche le vongole o pevarasse, che vengono fatte praticamente allo scottadeo. Appena si aprono anche quelle, dopo che prendono un pochettino di calore, viene aggiunto un pochettino praticamente di vino bianco, un pochettino di prezzemolo, un pochettino di aglio, e viene servita così direttamente, e con un pochettino sempre di segreto, di ingrediente segreto, con un po' di pane e via. Il segreto naturalmente è anche l'unione. Lo ricordiamo, 60 volontari uniti sotto un'unica stella. Questa stella è l'Associazione Pescatori al Mare, per questa festa delle cappe da ben 31 anni, sempre qui, sempre Lignano. Sì, solo 31, siamo un gruppo di volontari che lavoriamo tanto, ma ci divertiamo di più ogni anno. Poi ogni anno si propongono cose veramente nuove, queste eccellenze del nostro territorio. Io ho visto un fantastico frittolino anche prima passare. Sì, ci sono i calamari fritti, ci sono le sardelle impannate fritte, sì, ci sono altre, le sardelle in saor. Quelle in saor. Allora, ci spieghi come fare un'ottima sardella in saor? Lei vuol sempre sapere i segreti, non si possono dire i segreti. La sardella in saor, c'è un po' di cipolla dentro, c'è un po' di pinoli, ci sono altre cose segrete che non si possono dire. Ma dobbiamo dire, perché ci guardano da casa, e vista l'ora, ci viene tanto tanto appetito adesso, Bisogna venire a assaggiarle, allora poi forse si capisce come sono fatte. Allora, diciamo la casa, dove siamo e per quanto tempo rimarremo qui? Siamo a Lignano Sabbiadoro, zona Pineta, rimarremo questo weekend e saremo presenti anche sabato e domenica prossima, 14 e 15 marzo. Mi raccomando, non fatevi scappare questa manifestazione veramente incredibile, anche perché lo ricordiamo che il ricavato andrà devoluto in beneficenza per chi ha veramente bisogno. Esattamente, ci sono delle diverse associazioni che sono diversi anni che aiutiamo, dall'Associazione Trapianti di Fegato di Udine, all'Agmen Burlo Garofalo di Trieste, alla Via di Natale di Aviano e poi tante altre minori. Una delle ultime che cui abbiamo dato un aiuto è appunto Una Mano per Vivere. Tutte associazioni benefiche, gran parte sono onlus, e quindi abbiamo necessità dell'aiuto di tutti per poterle aiutare in modo concreto. Bene. Allora, senta, guardi sempre lì, adesso dalla Lombardia ci hanno appena mandato un messaggio, vogliono sapere un po' di segreti, lo vogliono, quindi si deve sbottonare. Almeno parliamo della cappa lunga. La cappa lunga, quanto tempo ci vuole per un'ottima cottura della cappa lunga? Allora, piastra sempre bollente, ci vogliono almeno 7-8 minuti a seconda se la cappa è bella cicciotta o piccolina, e poi sempre l'intingo di olio, pepe, sale, aglio, prezzemolo, e lì mi fermo perché non posso dire altro. E dopo cotte e mangiate, insomma. Cotte e mangiate caldissime immediatamente, bisogna solo venire qui per mangiare queste cose. Ecco, con cosa l'accompagniamo questa cappa lunga?
possiamo accompagnarla con un po' di vino bianco o anche rosso, e inoltre c'è anche il prosecco. Ah, una cosa fantastica, l'importante è bere moderatamente, eh? Ricordatelo sempre, poi se dovete bere un bicchiere di più, mi raccomando, non potete guidare, fatevi portare dalla signora magari, vero caro presidente? È vero, sì, meglio andare a casa in taxi piuttosto che farsi prendere dai carabinieri. Ecco, che noi salutiamo tantissimo perché questa è una manifestazione veramente incredibile. Diciamo che l'estate parte con questa festa, possiamo dire a Lignano, parte l'estate con la festa delle cappe. Ma sì, normalmente è il primo appuntamento della stagione. Quest'anno abbiamo avuto la piacevole sorpresa che tutto Lignano Pineta praticamente è aperta. Gli anni scorsi, magari facendolo il primi di marzo, era un pochino prima, la settimana prima, era un attimino troppo presto. Quest'anno abbiamo avuto la piacevole sorpresa di trovare tutto aperto, con le persone che, finita di pranzare, possono farsi una bella passeggiata e apprezzare la bellezza di Lignano. Allora facciamo un saluto anche agli amici del Tenda Bar, del Schiosco, la Gran Seone, insomma qui a Lignano. Lignano è veramente viva. Sì, Lignano è una spiaggia giovane, nata non tantissimi anni fa, e quindi spiaggia giovane che porta vivacità e gioventù. Speriamo che ce ne sia sempre di più. Sicuramente, sicuramente. Qui la coda comunque continua, caro presidente. È veramente un'emozione vedere tutta questa coda. Lei vuole intervistare qualcuno? Ci rubi qualcuno. No, ma l'ho impressionato. È che ti dispiace di non accontentarli tutti. Questo è il problema nostro. Perché la cucina più di quello non può dare, ecco. Ma secondo me queste persone qui aspetteranno volentieri perché qui c'è un profumino incredibile, eh. Lo so, hanno una pazienza enorme, stanno delle ore e ore in coda, proprio sono bravi e pazienti, ecco. Bravi e pazienti. E allora io vi lascio lavorare perché so che avete tantissime cose da fare, caro presidente, però mi raccomando, deve catturarmi un po' di persone magari che vogliono parlare con noi su Caffè TV 24, così magari racconteremo anche qualche segreto del piatto, perché secondo me qualche signora ha già individuato qual è il segreto, eh. Non lo so, potrebbe anche succedere, però per ora è meglio mantenere il segreto. Per ora lo manteniamo, intanto, allora fatevi un applauso e noi vi ringraziamo. Allora, intanto volevo ricordare che siamo sempre qui in piazzale Marcello D'Olivo, caro presidente, venga pure, intanto vicino a me, vicini, anche con il vice, noi naturalmente vi lasciamo lavorare, sappiamo che dovete andare, ecco, vi salutiamo, grazie mille. Allora, ricordiamo che la 32esima edizione sarà ancora più speciale perché noi siamo lungimiranti, questa associazione pescatori al mare è sempre lungimirante, state già pensando a fare qualcosa di nuovo, vero? E abbiamo messo un capannone nuovo quest'anno che per ospitare le persone che hanno i cani, abbiamo fatto un capannone di 20 metri in più quest'anno. Ah, una cosa molto bella, anche per gli amici, a quattro zampe, non lasciateli a casa, portateli a Lignano perché abbiamo il posto anche per loro. Una cosa molto molto bella questa, caro presidente. Sì. Ecco, lì vediamo adesso un 8 cagnolozzi che stanno giocando tra di loro, anche loro aspettano la capa. Loro purtroppo il padrone li passerà qualche cosa da mangiare, penso. Speriamo per loro. Sì, beh, diciamo che vorremmo poter accontentare tutti, quindi l'idea di questo capannone, di questo tendone in più è nata anche in virtù della nuova legge che è stata approvata, l'avevamo già preventivata lo scorso anno vedendo che molte persone avevano l'amico a quattro zampe con loro e che molti magari non apprezzavano di averlo nel tendone assieme, chi non ce l'aveva, quindi c'è parso giusto cercare di accontentare anche queste persone, insomma. L'importante è accontentare sempre tutti perché con la calma si può sempre, l'importante è avere pazienza. Ma diciamo che questa manifestazione termina il 15, la prossima settimana, poi una settimana circa per lo smontaggio di tutte le attrezzature, però già a settembre c'è in cantiere la prossima manifestazione, perché qui purtroppo siamo a Lignano, siamo in area demaniale, siamo in zona soggetta a vincoli paesaggistici, quindi tutte le strutture, le autorizzazioni, ci servono autorizzazioni paesaggistiche da parte della regione, da parte del comune, quindi noi cominciamo già a settembre a lavorarci sopra, e quindi è una cosa abbastanza lunga nel tempo organizzare una manifestazione del genere. Questo sì. Durante l'anno fate anche qualche altra manifestazione o magari fate qualche ritrovo tra di voi? Noi come associazione abbiamo
siamo due associazioni in una è la Onlus che fa questa manifestazione, l'altra è l'associazione pescatori che poi si diverte la domenica a andare a pescare, a fare gare in giro, quindi ci ritroviamo per le nostre gare sociali, per le cene, noi facciamo anche una bella cena sociale normalmente alla fine di gennaio, quella dell'anno trascorso dove ci sono varie cose, quindi sì, ci troviamo, siamo contenti, pensiamo di fare una vita sociale almeno come associazione molto importante, questo sì. Bene, qui l'appetito viene mangiando, caro Presidente, ho visto una signora che appena ha finito il suo piatto si è rimessa in coda perché vorrà fare il bis sicuramente, è una cosa veramente bellissima questa. Però fare il bis è difficile qua, o mangia le peverasse che può comprarle direttamente, ma se deve tornare a fare la coda penso che non gli torni conto, ecco. Naturalmente questo è il marketing del Presidente, lui dice che non ci sarà per nessuno da mangiare perché c'è talmente tanta gente, ma è uno scherzo, questa è una bufala perché vi daremo da mangiare veramente a tutti. E poi se non sarete soddisfatti per questa sera, se non avete mangiato abbastanza, prossima settimana si replica, sabato e domenica sempre Lignano in questo fantastico piazzale Marcello D'Olivo, anche perché la location è veramente suggestiva, molto molto bella, qui si pensa veramente a tutti, quindi portate pure i vostri bimbi, portate qui anche i vostri animali, i vostri amici a quattro zampe, perché qui c'è veramente un'organizzazione fantastica. 60 sono loro, queste persone squisite, unite tra loro, ma durante queste serate, in allegria, cosa fate di bello? Ma terminata la distribuzione dei cibi, ci si trova dentro in cucina, si fa la pasta asciutta, si fa quelle cose lì, ma poi sono talmente tutti tanto stanchi che rientrano tutti a casa a cercare di riposare per il giorno dopo, specie se è il sabato. Questa sera non so cosa succederà, sarà una serata sorpresa, penso, fra i volontari. E allora, visto che questa è una giornata veramente piena di sorprese, questa è poi una giornata dedicata anche a tutte le donne, quindi rinnoviamo gli auguri a tutte le fantastiche donne, queste fantastiche creature, volevo parlare un attimino con il nostro presidente, nuovamente, perché il nostro presidente vive a Lignano dal 1950. Sì, io sono venuto a abitare gli ultimi mesi del 1950. Cioè è nato qui, possiamo dirlo, perché... No. Mia moglie è nata qui. Ma lei si può svelare quanti anni ha? Perché lei prima mi ha detto una bugia, secondo me, eh? Io non ci credo. Io ne ho... E già che ride, eh? Io ne ho 85 compiuti. E noi non ti crediamo, Idro, noi non ti crediamo, gli facciamo un applauso al presidente. 85 anni, ma tu stai bleffando, ma tu ci credi? E io purtroppo sì, perché faccio le domande per lui, quindi so quanti anni ha. Ma che grinta, però secondo me bleffa. No, non bleffa. È una persona fantastica, questo sì. È una persona molto lungimirante, che sa tenere a bada tutto il gruppo e quindi è una persona che è importante per noi. Una persona di riferimento indiscutibile, questo sì. Senta, chi è il pescatore più fortunato della vostra associazione? Non lo so dire. Quello che raccoglie meglio, insomma, quello che pesca di più. Ma diciamo che ogni anno c'è un campione diverso, quindi è impossibile definire chi è il più fortunato. Intanto facciamo vedere anche agli amici che ci stanno guardando da casa, perché noi siamo fortunati ad essere qui. Qui stiamo vedendo questo fantastico piatto, cosa rappresenta questo piatto? Allora partiamo da questo piatto qui. Allora qui abbiamo delle sarde alla griglia, dopodiché abbiamo le sarde in saor, dei calamari, le cappe che si parlava prima, cappe lunghe, e queste qua sono delle sarde dorate. Mamma mia, cioè, ma me le lasci qua io spero, eh? Certo che sì, ve le lascio qua per assaggiare, così almeno dopo anche voi troverete gli ingredienti segreti. Sicuramente vorranno assaggiarle anche da casa, adesso tu ti prenderai tutte le tue responsabilità, eh? Va bene, non c'è problema. Non c'è problema, sabato prossimo? Sabato e domenica prossima, però non oggi, per piacere. Non oggi, per favore, naturalmente non oggi. Facciamo rivedere alla regia, intanto salutiamo anche il nostro Aldo, il nostro Roberto Mattius, il nostro Marco Corazza, naturalmente salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno guardando da casa e soprattutto da Padova, dove abbiamo la nostra linea editoriale, quindi che saluto tantissimo. Lo ricordiamo che siamo in diretta televisiva su Caffè TV 24, la televisione del Nord Italia, ben 8 regioni in questo momento ci stanno guardando. Cosa possiamo dire a queste regioni? Ma cosa dire? Siamo qui, quando volete fate un giro, venite a trovarci, siamo disponibili ad accogliervi come tutti e a offrirvi le nostre pietanze. Le nostre eccellenze, le eccellenze del nostro territorio. Ricordiamo che qui stanno arrivando tantissime persone anche dalla vicina Slovenia e dalla vicina Croazia, una cosa molto molto bella questa. Ma io credo che ieri almeno il 15% delle persone fossero austriache e tedesche, quindi...
abbiamo la fortuna di avere un'autostrada che ci porta in tutta Europa molto vicina. Molti vengono già durante l'estate e quindi credo che sono giornate anche per loro, fine inverno, cominciano i primi giorni. Abbiamo anche una struttura qui a Lignano che è un campo da golf molto bello e quindi credo che vengano per fare qualcosa e in queste occasioni poi vengono a trovarci molto, molto volentieri. Lo possiamo dire, Lignano spiaggia viva. Allora, caro Presidente, io avrei tantissimo qui tra noi una presenza femminile. Lei riuscirà a portarmi una presenza femminile? Che vorrei tanto tanto fare due chiacchiere con questa presenza, anche perché oggi è la loro festa, lo ricordiamo. Bisognerebbe, adesso vado in cucina e vedo se posso catturarne qualcuna, ecco. Mi raccomando, la catturi, però non si fermi troppo in cucina, perché so che questa è un'ora veramente delicata, no? L'appetito viene mangiando, ma... Cioè, inquadrate pure la coda, no? La coda infinita che c'è qui, sono tutti con una santissima pazienza. Facciamo un applauso a tutti gli amici che sono in coda, che veramente sono tantissimi, bravi, bravi, bravi. Ecco, fatevi un applauso, che sono fantastici, Ah, sono persone veramente, veramente corrette, quindi non possiamo dire niente. Oggi purtroppo il vento ci ha tolto una caratteristica introdotta lo scorso anno, che era il numerino come supermercato, no? Quindi a un certo orario toglievamo i numeri, oggi non lo possiamo fare perché il vento ci porterebbe via tutto. Quindi ieri all'una abbiamo tolto la piantana che segnava 600 numeri, quindi era una cosa impressionante. Oggi credo che saranno molti molti di più e purtroppo, come dicevo prima, ho la strana sensazione e paura che non riusciremo a servirli tutti. Intanto stanno mangiando anche loro, i nostri registi, ecco, loro naturalmente si danno da fare, no? Loro non vogliono perdere il momento. Loro non hanno il microfono, possono spiluccare, sono al di là e nessuno li vede, quindi è giusto che assaggino, che provino a capire un po' quello che facciamo. Speriamo che avanzi qualcosa anche per me, perché sa, e non vorrei perdere il mio tono muscolare io, Ma se lei finisce presto con le interviste, l'accompagno poi in cucina a prendere qualcosa. Ah, fantastico, il vicepresidente ormai mi ha già capito, Ecco, tanti auguri anche a lei, super donna. Eccoci qua, ecco, si gira addirittura, hai visto? Siamo veramente tanti, tanti, tanti per questa giornata incredibile. Domenica 8 marzo 2015, finalmente facciamo un applauso a un'altra super donna dell'Associazione Pescatori al Mare. Lei è la signora? Marina. Marina, sei già abbronzata, qui il sole veramente bacia sempre i belli, Allora, io sono vecchia, perciò non c'entro. Aspetta, No. Allora, questa cosa qua, che tu sei vecchia, lascialo giudicare a noi e a loro che ci guardano da casa. Tu sei giovanissima, sei bellissima e stai lavorando per un'associazione veramente fortissima. Allora, volevo dire che nel giorno della donna, tutti gli uomini che desiderano le donne, vorrei che imparassero tanto ad amarle. Ah, una cosa bellissima, un applauso veramente, qui abbiamo anche un'altra donna, parole sante. Intanto anche Marzia sta applaudendo, salutiamo anche tutti gli amici di Udine, gli amici del caffè ristorantino Teglio, loro sì che sono forti, il venerdì notte sono veramente tremendi. Salutiamo anche gli amici di Percoto che ci stanno guardando in questo momento, salutiamo anche gli amici che prossimamente faranno anche questa sagra, la sagra di San Giuseppe, proprio a Percoto. Lei la signora invece, tanti auguri. Io sono Liliana, nell'associazione sono entrata nell'88. Nell'88, Liliana? Guardi quanti anni che siamo qui, è una vera famiglia la nostra associazione. Di dov'è Liliana? Di Lignano. Proprio di Lignana? Nata qui 80 anni fa. 80, ma anche lei blefa, perché qui a Lignano vi tenete veramente bene tutti, ma come fate? È l'acqua del mare, la sabbia e il vento, quello che è oggi. Quello che è oggi, cara Liliana, senta, cosa sta cucinando di buono? Io sono nei contorni, faccio 5-6 contorni, verdure. Verdure, quindi ce n'è veramente per tutti? Ce n'è per tutti, ce n'è sempre. Qual è la verdura più gettonata quest'oggi? I fagioli, sempre, da sempre. I fagioli e poi le patate insalata con la ringa. Ah, con la ringa affumicata, una cosa veramente sensazionale e strepitosa. Vuole fare un saluto a casa? Oh beh, saluto tutti quelli che ci aiutano invece, e sono tanti. E sono veramente tanti, lo ricordiamo, 31 anni a questa associazione, siete oltre 60 collaboratori, 60 amici. Ah sì sì, molti di più, sì. Cara Liliana, noi ti ringraziamo, ti lasciamo andare a lavorare, perché senza i tuoi contorni qua non va avanti la fila, Ti ringraziamo, io ti voglio baciare anche, posso? In diretta, ci baciamo in diretta, Ah, grazie a lei, grazie a lei. Allora, caro vicepresidente, una cosa veramente bellissima questa,
Sì, beh, è una cosa che tocca il cuore, dice quello, quindi no, siamo veramente contenti, soddisfatti di questa riuscita. Oggi veramente con il tempo così non avrei mai immaginato tutte queste persone, sono i tendoni, sono non colmi di più, non sappiamo cosa dire. Naturalmente abbiamo delle camere anche dentro i nostri tendoni, possiamo fare una panoramica perché veramente c'è tanta gente, ma proprio tantissima. Naturalmente saremo qui anche la prossima settimana, proprio sabato e domenica prossima. Sabato e domenica prossima, sì. Cucina apre alle 11:30, quindi se volete mangiare, se ci sono belle giornate, vi invitiamo a essere qui con un congruo anticipo. Mi raccomando, non fatevi sfuggire questa occasione di mangiare le cape che è un'eccellenza qui nel nostro territorio. Intanto continuiamo a salutare anche la nostra regia. Ecco, il nostro Corazza ci dice venite più in qua, ma noi il vento ci stava spostando, ci stava, Ma più che il vento, forse il profumo della cucina. Ecco, io non volevo dirlo, è proprio il profumo di questa eccellenza, arriva un profumino veramente incredibile ed eccezionale. E allora, ricordiamo che i pescatori, questi amici pescatori sono veramente tanti, sono uniti tra di loro, fanno moltissima beneficenza perché anche quest'anno una parte di ricavato sarà devoluta all'associazione di volontariato Onlus, una mano per vivere, con l'acquisto di un'autovettura che sarà messa a disposizione a Lignano per un servizio gratuito a tutte le persone bisognose di cure. Sì, anche Lignano, come tutti i paesi d'Italia, presumo e credo, la popolazione sta invecchiando. Quindi abbiamo questa associazione che è un'associazione che si dedica al trasporto delle persone ammalate per fare visite, analisi, quelli che non hanno la vettura. E stiamo pensando di poter dotare Lignano di una vettura fissa anche per il trasporto di persone affette da distrofia o da altre cose, quindi una vettura che comunque costa e cerchiamo. Una cosa che ci teniamo anche molto a dire è che non una parte del ricavato, ma tutto l'utile della manifestazione viene esclusivamente devoluto in beneficenza. Veramente una cosa veramente bella, fare veramente un applauso anche da casa, potete applaudire perché noi vi sentiamo vicini. Ricordiamo che siamo in diretta televisiva su Caffè TV 24, la TV del Nord Italia, ben 8 regioni ci stanno guardando in questo momento. Naturalmente noi vi diamo appuntamento anche alla prossima settimana, quindi se oggi siete ancora comodi a casa c'è tempo di venire qui a Lignano, proprio in piazzale Marcello d'Olivo, sabato prossimo e domenica prossima. Sì, sabato prossimo, domenica prossima, noi abbiamo questa peculiarità che facciamo due fine settimana soli, anche perché purtroppo i volontari hanno le loro esigenze di lavoro e non abbiamo la disponibilità di averli sempre disponibili. Teniamo conto che poi a 15 giorni di distanza c'è Pasqua, inizia la stagione a tutti gli effetti e sarebbe impossibile utilizzare questo piazzale che viene normalmente adibito a grandi manifestazioni anche da parte dell'amministrazione comunale e di chi chiede, insomma. Quindi noi ci limitiamo a questi due fine settimana che per noi sono già fonte di molte soddisfazioni e di grande stanchezza, questo sì. Intanto vorrei chiamare qui vicino a me una certa Marzia, un'amica di Udine. Cara Marzia, puoi venire qui, cara Marzia, non fare la timida perché ti abbiamo beccata, salutiamo anche tutti gli amici di Udine che ci stanno guardando in questo momento e magari che sono presenti qui sul territorio. Marzia, come stai? Ciao, benissimo, grazie. Anche tu sei qui per questa fantastica festa, intanto tanti auguri per la vostra festa, la festa della donna. Grazie, è un bel modo per poter festeggiare anche la festa della donna oggi con gli amici e le amiche qua insieme. Lo ricordiamo con questi amici pescatori, questa associazione pescatori al mare, festa delle cape, le prime due settimane del mese di marzo da ben 31 anni. Esatto, io ogni anno vengo a questa festa, infatti l'anno scorso eravamo dall'altra parte, c'era molto meno vento rispetto a quest'anno, però insomma va bene ugualmente, l'importante è che ci sia il sole e sia una bella giornata. Naturalmente il vento non si può comandare, però questa location è ancora più bella, ancora più suggestiva, siamo proprio vicino al mare, eravamo un po' troppo schiacciati prima di là, Sì, è vero, è stata una bellissima idea questa, di spostarlo di qua in modo che ci sia anche molto più spazio, molto più posto per le persone, per stare anche un po' più seduti tutti, ecco. Naturalmente noi siamo curiosi adesso, vogliamo sapere se sei riuscita a mangiare qualcosa. Guarda, mi mancano 4 numeri, spero di farcela perché sono 2 ore che sono qua. Comunque... 4 numeri, 2 ore però ancora qua, Marzia, anche perché qui c'è un profumino che non ti lascia andare via, è impossibile. Esattamente, infatti nessuno demorde credo qua, perché tutti vogliono comunque riuscire a mangiare un piatto e poter mangiare delle cose buone così.
anche perché porta bene, viene quella festa delle cape. Tu cosa hai ordinato comunque? Io ho preso un po' le sarde, i calamari, le cape lunghe ovviamente che sono buonissime ogni anno. Ho assaggiato tutto, diciamo. Bene, volevi fare un saluto a casa? Dai, salutiamo qualcuno. Sì, salutiamo tutti e forza Udinese oggi, visto che... Visto che oggi allo Stadio Friuli Udinese giocherà proprio contro il Torino. Beh, speriamo bene, insomma. Accidenti, speriamo sì, facciamo in bocca al lupo per l'Udinese anche, da qua, dal mare. Ma raccomando, dopo lo stadio tutti qua, tutti a Lignano. Allora, cara Marzia, io ti lascio andare perché tra poco arriveranno i tuoi numeri, Ha capito? Ha capito, qui si aspetta, però si aspetta veramente con tantissima passione anche. Ma posso dire che l'organizzazione, cioè i pescatori, hanno deciso di chiudere la stila. Hanno messo la transenna, quindi chi c'è e chi non c'è non mangia più. Ecco, chi c'è, chi non c'è. Veramente l'appuntamento è a sabato prossimo, proprio sabato 14 e domenica 15 marzo. Sì, oppure anche questa sera dalle 17.30 fino alle 21 la cucina apre. Se qualcuno vuole venire questa sera, sperando che il vento non abbassi troppo la temperatura, comunque. Naturalmente, anche se c'è vento, noi abbiamo questi fantastici capannoni, belli, scaldati anche, perché qui si vive veramente una giornata all'insegna del divertimento, all'insegna del sole di Lignano. Sì, i tendoni sono riscaldati leggermente, quindi poi il sole stesso che li riscalda. Sono anche finestrati verso il mare, quindi uno dal tendone può vedere anche la spiaggia, può vedere il mare. No, una nuova location che abbiamo deciso di scegliere quest'anno credo sia importante e credo sia bella, molto più bella dello scorso anno. Abbiamo quadruplicato praticamente la superficie a disposizione, abbiamo aumentato, come dicevamo prima, la superficie dei tendoni, abbiamo molto spazio fuori per i tavoli all'aperto. Se non ci fosse il vento credo che sarebbe una cosa meravigliosa, al pari di ieri, vedete i tavoli pieni con le persone fuori e vuoti i capannoni. Ma diciamo che in questo momento qui anche il vento ha il suo fascino, anche il vento ha il suo fascino. Intanto stanno arrivando qui anche tantissimi sportivi, ecco, li inviterei qua, proprio qui davanti alle telecamere. Intanto benvenuto, lei è il signor? Michele. Caro Michele, da dove? San Vito al Tagliamento. Caro Michele, sei arrivato qua in bicicletta naturalmente. Sono un terrorista in realtà. Ah, hai capito. Allora senti, sei anche tu qui che aspetti il tuo piatto? Più di un piatto, cioè 50 chilometri, almeno 4 piatti per recuperare. Almeno 4 piatti, cos'è il tuo primo anno che vieni qui o vieni qui ogni anno? No, ogni anno e ci torno anche il prossimo weekend. Bravissimo, perché il prossimo weekend saremo sempre qui, sempre a Lignano, piazzale Marcello d'Olivo, quindi mi raccomando, qua tocca fare presto anche, perché sennò qua ti chiudono la coda e dopo tocca aspettare il prossimo turno, che è quello pomeridiano. Sì, infatti noi siamo venuti giù presto, ma quest'anno c'è ancora più gente dell'anno scorso e quindi ci siamo fatti anche noi un'ora e mezza di coda, però adesso a minuti finalmente... Però ne valsa la pena, eh? Ne vale veramente la pena, sì. Ne vale la pena, 31 anni che siamo qua, lo ricordiamo. Senti, volevi fare un salutino a casa, visto che oggi è anche la festa delle donne e tu magari ne avrai tante da salutare, naturalmente, Ne ho tantissime, un saluto a tutte le donne e un saluto ai Change Flat. Chi sono questi? È un gruppo folcloristico, o meglio, è un'associazione culturale che però... diciamo ha ben poco di culturale ma molto di folcloristico. Cosa combinate durante l'anno con questa associazione? Organizziamo manifestazioni soprattutto a carattere sportivo per i giovani, esempio tornei di beach volley, tornei di calcetto, scampagnate, qualcosa diciamo per radunare i giovani e meno giovani. Però. Naturalmente il fiato però rimane per bere qualcosina in compagnia dopo. Soprattutto, diciamo che è quello il fine vero. Quello è il fine vero, rimanere vicini uniti, perché è una cosa molto molto importante come sono uniti questi amici di questa associazione pescatori al mare. Sono 60 uomini capaci di rendere unica questa emozionante festa, la festa delle cappe. Sì, un grazie ai volontari, perché senza i volontari tutto questo non ci potrebbe essere. Ecco, un grazie a tutti i volontari in generale, oltre a quelli di Lignano, ma diciamo a tutto il volontariato italiano che è cospicuo, diciamo. Grazie anche a te, ti lascio andare a mangiare, mi raccomando, ci vediamo presto, ci vediamo presto, ciao ciao. E allora, caro vicepresidente, qui il nostro presidente Idrio, ecco, venga qua presidente, ci ha portato non due fanciulle ma due fanciulli, prego. Quello che ho trovato, perché vado a cercarli.
quello che abbiamo trovato. Venite, venite qui. Lei è il signor? Stefano, ciao. Caro Stefano, di dove sei? Di Pordenone, po'. Di Pordenone, ma che bello! Fiume Veneto. Fiume Veneto, esattamente a Fiume Veneto. Cosa si combina a Fiume Veneto? A Fiume Veneto si fa sempre festa. Naturalmente come qui alla festa delle cappe? Sempre. Sono qui con Zanna, il mio amico. Zanna? Allora, Zanna? Come Zanna? Attenzione, abbiamo Zanna. Zanna è qua anche lui. Anche lui è qua di Fiume Veneto, anche Zanna? Questa è la 11ª edizione che presenziamo alla festa delle cappe. Non si può mancare, diciamola a casa. Assolutamente no. È una tradizione che va mantenuta almeno per quelli di Fiume Veneto, dopo sicuramente. Naturalmente voi venite qui sia la prima settimana che la seconda settimana, perché questa festa dura ben 2 settimane, le prime 2 del mese di marzo. Assolutamente. L'invito è rivolto a tutti i friulani e non solo, perché questa festa è veramente memorabile. Veramente unica. Allora, in questo momento ci stanno guardando da ben 8 regioni in Italia. Cosa possiamo dire alle 7 regioni che in questo momento ci stanno guardando? Viva la gnocca! Sempre, viva la gnocca e viva la capa, viva la capa santa, che è la cosa veramente più bella. Caro Presidente, ha visto che gioventù, hanno le idee ben chiare. Senta, visto che oggi è la festa della donna, no? Della donna, mi raccomando, faccia un piccolo annuncio. Tu che hai le zanne sempre pronte. Un grosso augurio a tutte le donne, perché merita rispetto. La donna merita rispetto, giustamente gli facciamo un applauso a tutte le fantastiche creature che quest'oggi sono venute qui con noi a Lignano. Allora, caro vicepresidente, siamo sempre di più qui, la coda l'abbiamo chiusa, noi vi ringraziamo, salutiamo Fiume Veneto, mi raccomando, fate i bravi, ci sentiamo presto. Sempre, ciao, grazie al presidente. Caro presidente, mi raccomando, mi porti qua qualche famigliola, mi porti qualche amico con magari con il suo amico a 4 zampe, mi porti qui gente, perché dobbiamo dire a casa cosa sta succedendo qui a Lignano quest'oggi. Ma cosa sta succedendo? Giornata bella, persone che sanno di questa festa da tanti anni. Probabilmente il vento è solo qui a Lignano, perché vedo che ci sono tantissime persone da fuori e ci hanno detto che dalla tisana in poi il vento non ce n'è, quindi sono partiti per venire alla festa. Piazzale è pieno, i capannoni sono pieni, bello. E allora facciamo così adesso, io ho un'applicazione, perché grazie alla tecnologia si può tutto al giorno d'oggi. Con questa applicazione adesso il vento porterà via, tac, eccoci qua. Io adesso ho usato l'applicazione, vedrà che il vento se ne andrà altrove, Se ne andrà altrove. Comunque la giornata è veramente fantastica. Salutiamo anche gli amici di Rihanna del Royale, gli amici del Pleasure Fashion XO, anche loro sono intervenuti qua per questa manifestazione e stanno aspettando il loro piattino. Ma lei qual è il piatto che preferisce mangiare? Ma tutti indiscutibilmente. Mi piace molto il baccalà, quindi noi facciamo anche il baccalà, però credo che quest'oggi, se non è già finito, ce ne sono ancora poche porzioni, purtroppo. Ma c'è anche quello mantecato? No, baccalà alla vicentina. Ah, buonissimo, buonissimo. Certo che a me è venuto un appetito incredibile. Io spero che rimanga qualcosa anche per me, Ma sicuramente sì. Adesso daremo qualche consiglio alla cucina di mettere da parte qualcosa per la troupe in genere, insomma. Intanto è arrivata anche la mia cuginetta, è arrivata lì, cara Beatrice. Naturalmente ti tocca passare da queste parti, perché dobbiamo raccontare cosa sta succedendo qui a Lignano. Intanto ciao Beatrice, tanti auguri. Anche a te. Anche a me con la capa, naturalmente. Come va, tutto bene? Sì, bene, bene. Ogni anno tu vieni qui? Sì, sono venuta anche l'anno scorso, 2 anni fa. Bello. È una bella manifestazione. Sì, sì, c'è un sacco di gente. Si sente che inizia la primavera. Si sente che arriva la primavera, anche perché manca poco per la primavera, dopo arriverà subito l'estate. Che bella l'estate, il sole, il mare, la capa lunga, poi magari un bel drink. L'importante è bere moderatamente, poi se tocca guidare non tocca bere, è importante. Esatto, infatti io posso bere, la mia amica no, che guida. Naturalmente salutiamo anche la tua amica che non è voluta venire qui con noi. Eccola là, dai Giulia, vieni. Dai Giulia, vieni qua con noi, perché dobbiamo fare un saluto a casa. Lo ricordiamo che siamo in diretta televisiva su Caffè TV 24. Salutiamo anche l'amico Zoff. Mi raccomando, caro Paulino, fermati, perché vorrei intervistarti. Vorrei raccontare insieme a te cosa sta succedendo qui a Lignano. Tu hai preso da mangiare già?
No, ho visto la fila, allora adesso mi metto in coda. Però mi allora, io tiro una brutta notizia. La coda è stata appena chiusa, però alle 17.30 verrà riaperta. Quindi ti dovrei adeguare. Magari se qualcuno vorrà fare beneficenza e ti passerà per sotto qualche capina. Oh, ci siamo. Va bene, allora sono fiduciosa, dai. Ciao Beatrice, ci vediamo, salutami anche la Giulia. Intanto, caro vicepresidente, qui arrivano tantissimi amici da Udine. Guarda che noi continuiamo a salutare veramente tutti, proprio tutti. Caro Ale, mi raccomando, fai il bravo insieme a tutti gli amici. Salutiamo anche gli amici del Tenda Bar. Qui con me Paolo Zoffa, un grandissimo tifosissimo dell'Udinese. Quest'oggi è venuto qui a questa festa, quindi sta rinunciando alla sua Udinese per venire alla festa delle cappe. Ma, buon segno. Se uno rinuncia alla sua fede, al suo tifo per venire qui, un segno buono per noi. È veramente un segno buonissimo. Caro Paolo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Poma. Guarda che la partita inizia alle 3. Io ho mangiato già qua molto bene. Adesso la macchina mi porterà allo stadio per vedere la partita. Però qua la mattinata a Lignano è stata fantastica, organizzata molto bene dal comune e da tutto quello che riguarda i pescatori. È stato molto piacevole, una giornata fantastica, quasi primaverile, all'inizio della primavera. E proprio inizio della primavera, hai capito? Da Cusignacco con furore arrivano qui a Lignano per la festa delle cappe. Però, ecco, non tradisce l'Udinese, lui mangia velocemente e adesso va a casa a vedersi l'Udinese. Ma probabilmente è arrivato qui alle 10 questa mattina, in fila, molto probabilmente, altrimenti non ce l'avrebbe fatta adesso andare a vedere l'Udinese. Quindi questo è un avviso per la prossima settimana, perché saremo qui anche sabato e domenica prossima. Mi raccomando, venite presto per poter mangiare, mi raccomando. Allora, caro Paolo, ti voglio rubare 2-3 minuti, perché ricordiamo che oggi, oltre alla festa delle cappe, ci sarà appunto l'Udinese allo Stadio Friuli, che affronterà il Torino, una squadra veramente informissima in questo momento. Cosa farà l'Udinese oggi? Ma io sono scaramantico da tifoso, non dico nessun risultato, il pensiero è uno solo, speriamo che i giocatori mettano l'anima per la maglia, perché devono onorare la maglia che indossano, poi il risultato, che sia positivo o meno, dopo che uno ha dato tutta l'anima per la maglia, è una condizione secondaria. Bene, senti, lo stadio nuovo sta prendendo forma, mi pare, È un bel vedere, difatti ogni tanto passo a fianco e secondo me avremo un gioiello all'insegna dello sport in tutta Italia, anzi europeo. Quale sarà l'uomo partita oggi? L'uomo partita? Ma di Natale. Di Natale, naturalmente Natale quando arriva e sperando che arrivi presto questo gol, anzi questi due gol per raggiungere un certo Roberto Baggio. Ma Robertino è sempre Robertino, però Di Natale è un giocatore che potrebbe già oggi superare anche Robertino. Ecco, quindi abbiamo già capito quale potrebbe essere il punteggio. Allora, caro Paolo, ti salutiamo, salutiamo tutti gli amici di Cusignacco e tutti gli amici dello Stadio Friuli. Mi raccomando, l'appuntamento la prossima settimana, sempre qui, Piazzale Marcello d'Olivo, per la festa delle cappe. Sarò presente e tutti i cusignacchesi saranno presenti, come sempre. Grazie Paolo. E allora, qui vediamo che ci sono altri ospiti, anzi c'è una giovanissima ospite. Buon pomeriggio, come va? Tutto bene? Sì. Lei è la signorina? Ludovica, allora cara Ludovica, intanto ti faccio tanti auguri perché oggi è anche la tua festa. Tu ormai sei una signorina, quasi donna. No. Non ancora, io ti faccio gli auguri uguali. Qua siamo invece con la signora? Eugenia, come va? Tutto bene? Sono l'accompagnatrice. Allora, tu Ludovica, hai mangiato? Sì. Sei riuscita a mangiare qualcosina? Cosa hai mangiato? Dai, dici, spiaci. Ho mangiato il panino là perché non mi piace tanto il pesce. A te non piace tanto il pesciolino, naturalmente crescendo vedrai che apprezzerai anche tu la capra. Naturalmente qui abbiamo comunque ottimi panini, abbiamo delle patatine fritte, abbiamo anche degli ottimi fritti, ma sei sicura che non ti piace proprio niente? Il branzino, prossimamente vedrai che l'associazione dei pescatori si adeguerà anche alle tue esigenze, perché loro sono bravi, vero caro vicepresidente? Beh, noi non credo che riusciremo ad arrivare a quel punto, perché mai dire mai, secondo me, perché voi siete bravissimi. Lasciamo quella branca della cucina ai ristoratori, noi ci divertiamo con questo e pensiamo di rimanere qui in questo ambito, che ormai siamo, come diceva il presidente, da 31 anni ormai conosciuti per questo, e preferiremo rimanere in questo. Bene, senti, quanti anni hai, me lo dici? 9. 9 anni? Naturalmente oggi sei venuta qua con i genitori e anche qualche amico qui in giro? No. Non hai qualche amichetto? Niente? Allora state tranquilli, è ancora single. Ma è piena d'amici qua in giro. piena di amici. Allora senti, ci vediamo la prossima settimana, sempre qui? Non lo so. Dai, fammi un favore.
Dici di sì in telecamera. Non lo so. Non lo sa, insomma, una con le idee chiare, una con le idee chiare. Comunque le garantisco che ci sono bambine di un anno e mezzo che apprezzano le cappe. Ah, una cosa bellissima, bambine di un anno e mezzo che apprezzano le cappe. Ma chi è che non piacciono le cappe? Ma credo che piacciano a tutti, quindi è un prodotto del nostro mare che fin da bambini tutti l'abbiamo mangiato e tutti continuiamo ad apprezzare, quindi indiscutibilmente piace a tutti. Bene, senti, hai 5, 10, anche 15, anzi tutti i secondi che vuoi per fare un saluto a casa. Ciao, timidissima, ricordiamo che siamo in diretta televisiva su Caffè TV 24, noi ti ringraziamo, ci sentiamo prossimamente, mi raccomando non mangiarmi tutto, lasciami almeno qualche panino, Volevo salutare mia nonna. Come si chiama? Marisa, cara Marisa, mi raccomando, ce l'abbiamo qua, non ti preoccupare, fa la timida qua, davanti a te, davanti a noi, però secondo me non è così, Non è così, ecco qua, l'abbiamo sgamata, insomma, vi ringraziamo, ci vediamo presto, lo ricordiamo che siamo qui in Piazzale Marcello d'Olivo per questa festa incredibile, la ringraziamo e ci vediamo prossimamente, arrivederci anche a voi, Festa delle Cape, edizione 31. 31, tante, tantissime, è una manifestazione che è molto apprezzata, come dicevo all'inizio, è un cerchiamo di prendere e di trovare dei giovani che ci diano un supporto proprio come volontari, perché anche molti dei nostri soci sono un po' con una certa età e quindi per non far cadere questa tradizione abbiamo veramente bisogno di giovani di supporto. Quindi voglio fare un annuncio anch'io, cari giovani che siete magari a casa in questo momento che ci state guardando sul canale 95 del Digitale Terrestre, se non sapete cosa fare venite con noi, con l'associazione dei pescatori al mare, perché sicuramente vi divertirete un sacco, quindi meno tecnologia e più Festa delle Cappe. Ma sì, indubbiamente, piuttosto che rimanere a casa con il computer, con il telefonino a giocare, è preferibile venire qui e fare qualcosa di utile per far sì che questo utile, questo introito, l'utile che rimane dell'introito vada devoluto poi veramente a chi ha più bisogno di noi. Ricordando che il ricavato dello scorso anno, proprio l'edizione 2014, è stata data alla Via di Natale, all'Associazione Italiana Trapianti di Fegato, Cooperativa Activa Lab, l'Alba in Africa, Caritas, la Banda, poi c'è l'Associazione Centro della Gioventù, Luca Onlus, insomma tantissime realtà locali sono state accontentate grazie al vostro contributo, alla vostra passione, al vostro amore. Non tanto accontentate quanto aiutate affinché possano raggiungere i loro scopi e i loro fini in modo con qualche tranquillità in più. Ecco, qui insomma abbiamo un altro ospite, lei è il signor Alessandro. Caro Alessandro, che bel nome, anch'io mi chiamo Alessandro, Benvenuto, lei di dov'è Alessandro? Sono di Pordenone io. Un altro pordenonese e qui in qualità di? Di assaggiatore. Assaggiatore, lo ricordiamo che questa è l'edizione numero 31, 31 anni che questa associazione di pescatori al mare è qui a proporre la Festa delle Cape, questa eccellenza del nostro territorio. Lei da quanti anni frequenta questa festa? Ma un 4-5 anni. Sempre emozionante, Emozionante ed è soprattutto buono anche il mangiare. Naturalmente la location, visto che è bella, l'abbiamo ridimensionata un pochettino secondo le vostre esigenze. Sì, tanta gente che vuole venire ad assaggiare, a provare, a scoprire anche il territorio, penso che vengano anche da lontano, e ci vuole più spazio. Bella, mi piace la nuova iniziativa. Insomma, lo spazio è stato ricavato, ricordiamo che abbiamo anche gli spazi per gli amici a quattro zampe, quindi se volete venire con il vostro amico Pippo, magari, potete venire col vostro amico, anche perché qui siamo attrezzatissimi, una cosa molto bella questa. Sì, perché comunque fanno parte anche gli animali della nostra vita, è giusto non lasciarli a casa, farli condividere, vivere con loro le nostre esperienze. Caro Alessandro, cosa fai di bello nella vita? Beh, sono papà di famiglia e lavoro come elettricista. Bene, sogni nel cassetto? Hai tempo? Abbiamo tempo, perché lo ricordiamo che siamo in diretta su Caffè TV 24, la televisione del Nord Italia. Ci stanno guardando da ben 8 regioni in questo momento. Intanto saluto tutti, ma venite a Lignano, che è comunque il Friuli Venezia Giulia, un buon territorio, buone cose da mangiare, belle cose da scoprire, e verremo anche noi da voi, insomma. E naturalmente per adesso loro vogliono sapere almeno uno dei tuoi sogni nel cassetto.
Mi prendi la sprovvista, insomma. Non lo so, a me mi piace tanto cucinare, che non si sa mai. Ecco, quindi, caro vicepresidente, abbiamo trovato magari un volontario per la vostra associazione, prossimamente, eh? Ma, se ha piacere, può venire tranquillamente. Ecco, una cosa molto bella, in diretta, abbiamo combinato subito questa partnership. Benissimo, io faccio parte anche degli alpini, quindi, bene o male, combino anche in cucina, e allora... Facciamo gemellaggio, dai. Gli alpini, un corpo veramente fantastico, dalle montagne ai mari, una cosa veramente bella. Una, vai, fatemi una stretta di mano, e questo è il bello della diretta. Caro Alessandro, noi ti ringraziamo, se vuoi nominare qualcuno puoi nominarlo, eh? Magari viene qui con noi a raccontarci un pochettino questa esperienza. Sono tutti timidi, quindi sono un timidoni, allora... Paziente, prossima volta, intanto vengo io. Grazie, grazie Alessandro, sono saluto gli amici di Pordenone. Intanto il nostro presidente continua a catturare tantissima gente. Eccoci qua. Qua abbiamo un altro papà con la signorina Anna. Anna, ciao Anna, di dove siete? Treviso. Di Treviso, addirittura da Treviso vengono qui per questa manifestazione. Da ben 31 anni siamo qui, siamo presenti in questa location per questa festa veramente incredibile. Lei come si chiama? Luca. Luca da Treviso, come mai viene da queste parti? Veniamo qui al mare e adesso volevamo provare anche questa esperienza. È la prima volta che vieni dalla festa delle cappe? Sì, sì. Chi vi ha detto della festa delle cappe? Degli amici che sono qui oggi, che non abbiamo visto perché c'è troppa gente. Ce n'è veramente tanta, 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 tocca sbrigarsi per mangiare, altrimenti c'è il turno del pomeriggio, eh? Speriamo di no, perché abbiamo fame. Ecco, speriamo di no, speriamo di no. Lei ha sogni nel cassetto? Ce li ha? Prima abbiamo chiesto all'amico di Pordenone, sogni nel cassetto. Ci ha raccontato qualcosina. Lei ha sogni nel cassetto invece? Vacanze. A Lignano, naturalmente. Anche a Lignano. Ogni estate. Ogni estate. Caranna, ci vediamo. Ciao. Ciao, grazie agli amici di Treviso. Mamma mia, caro vicepresidente, anche da Treviso, dal vicino Veneto, vengono a trovarci, ha visto? Beh sì, ormai la festa è conosciuta, abbiamo tantissimi camperisti. Già da dicembre ci chiamano se c'è la disponibilità di poter venire giù con i camper, da tutta Italia. Abbiamo avuto persone che mi hanno chiamato dalla Sicilia, dalla Puglia. L'anno scorso per 2-3 anni abbiamo avuto addirittura un pullman di amici dell'associazione donatori di sangue di Fara d'Alpago che venivano giù, quindi un pullman completo. Sì, abbiamo diversi amici da tanti anni, ci vengono a trovare da tutte le parti d'Italia. Eccoci qua, adesso sono venute anche diverse amiche a trovarci. Intanto tanti auguri per la vostra festa, la festa della donna. Grazie, grazie. Allora, voi chi siete e di dove siete? Siamo di Reana. Reana del Royale, noi salutiamo tantissimo Reana del Royale, perché a Reana del Royale c'è un clima sempre solo tropicale, grazie anche a quel birichino di Paolo. Lo conoscete Paolo Grimaz? Sì, XO, Pleasure, no? XO, Pleasure, che noi salutiamo tantissimo, perché stasera, ciao Paolo, dalle 18.30 in poi ci sarà anche questa festa nella festa, dopo la festa delle cappe. Allora, cosa vi ha spinto a venire qui a Lignano? Ma noi di solito veniamo Lignano. Ogni anno sempre quelli hanno per le vostre vacanze, anche per la festa delle cappe? Sì, 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 è un prodotto di alta qualità, comunque ci troviamo bene. Poi è bello stare in compagnia tutti insieme, tutti vicini vicini, è una giornata veramente fantastica, c'è un sole che sta spaccando le pietre, invece c'è il vento che spacca qualcos'altro, ma non possiamo dirlo. Però grazie alla mia applicazione, ha visto, caro vicepresidente, che il tempo sembra un po' migliorato a livello vento, sembra? Sembra sia calato un pochino, certo. Perché ho usato la tecnologia per rallentare il vento? Scusami... Ho usato la tecnologia per rallentare un pochettino il flusso del vento. Sì, si vede, ha funzionato un po'. Un po', naturalmente, appena appena. Allora, lei è riuscita a mangiare qualcosa? No, siamo appena arrivate, abbiamo visto la coda, cioè adesso vediamo se... Insomma, aspettiamo ancora un po' e dopo... E poi mi raccomando, rimanete qua tranquillamente, perché dopo ci sarà il secondo giro, dalle 17.30 in poi. Avete i sogni nel cassetto voi? Dio, adesso non so, non saprei. Ma apriamo un cassetto, lo apriamo tutti insieme. Tanto siamo solamente in diretta televisiva su Caffè TV 24. Ci stanno guardando e sentendo da 8 regioni in Italia. Quindi possiamo aprire questo cassetto. Cosa vorresti? Un piatto di cappe. Un piatto di cappe, eccoci qua, ben fatta. Caro vicepresidente, senza fare la coda addirittura. Un bel sogno nel cassetto, e per lei invece? Poter saltare la coda, allora a sto punto. E queste sono furbe, capito? C'è qualcuno che cerca anche questo, non è possibile.
Purtroppo non è possibile. Allora, intanto noi vi ringraziamo, mi raccomando, sperando che questo sogno nel cassetto si avveri, lo spero per voi. Io chiamerei, nominerei anche quel signore che arriva da Bologna, così lui mi dice, venga. Esatto, venga qua con noi che così facciamo una chiacchiera. Io vengo là, vengo io. Venga con noi che adesso gliele raccontiamo alle regioni. Venga pure, grazie a voi, ci vediamo presto. Mi raccomando, salutatemi Reana del Royale, dove il clima è sempre solo tropicale. Qui abbiamo un altro signore, lo conosce? No. Venga con noi perché qui abbiamo anche la carnia presente, la super carnia, sì, proprio la carnia. Quindi voglio fare un tanto un saluto a tutti gli amici di Tolmezzo che mi conoscono, Lei è il signore, venga qua Roberto, venga. Lei è il signore? Agarinis Mauro. Mauro, di dov'è esattamente? Ovaro. Di Ovaro, salutiamo tutti gli amici di Ovaro. Zoncolan, il monte Zoncolan, non vi dice niente? Ci dice, il monte Zoncolan è un monte veramente bellissimo, veramente molto bello. Quindi a lei piace sciare anche? Certo. E naturalmente piace mangiare le nostre cappe, quelle di Lignano? Queste sono la nostalgia della gioventù, perché quando eravamo piccoli, diciamo, tanti anni fa, perché i capelli sono cambiati? Guarda, no, non parli di capelli con me, Vanno a raccogliere anche qui. E quindi dopo casa si prepararono e questo è un rigurgito di gioventù. E questa attrazione bisogna partecipare, dai. E questa è veramente un'attrazione incredibile, sono ben...